Anna, di che cosa ti occupi? Io sono psicoterapeuta e da anni mi occupo di organizzare dei corsi sulla preservazione e riconoscimento dell'autostima sia negli adulti che nei bambini. Perché la psicologia può essere utile alle mamme nella vita di tutti sì. i giorni? Perché molte volte nella psicologia ci sono dei concetti, delle riflessioni che sono scontate, ma non sono invece scontate per noi mamme, per il mondo delle nostre mamme. A me piacerebbe parlare e fare un po' la metafora della piantina e del giardiniere. E noi mamme siamo dei giardinieri che dobbiamo travasare e aiutare il processo di crescita dei nostri bambini. Quindi dobbiamo parlare di contenimento, di regole, consapevolezza, di autostima, di creatività, di ascolto, di motivazione e di intenzioni. Tutti questi concetti, è chiaro, devono essere elaborati, devono essere vissuti, devono essere sentiti con la pancia per poter aiutare i nostri bambini a crescere e a diventare degli adulti sempre più consapevoli. Parliamo dell'ascolto. Che differenza c'è tra ascoltare come siamo abituati a fare sempre o utilizzare l'ascolto attivo? Sicuramente ci sono due tipi di ascolto, tra virgolette. C'è l'ascolto che utilizziamo ogni giorno con i nostri bambini, ma c'è l'ascolto che viene definito empatico, quello che viene dalla nostra pancia, dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri. L'ascolto empatico è quando riusciamo a immedesimarci anche per poco tempo nei pensieri, nelle emozioni, nelle percezioni di nostro figlio. È quello che viene definito il come se. È come se entrassimo nei pensieri, nelle sensazioni di nostro figlio per poi poterne uscire e rimandargli quello che abbiamo sentito. L'ascolto empatico ci permette di dire ti vedo triste, ti vedo sconsolato, ti vedo preoccupato, senza per questo attendere una risposta da parte sua. Che cosa sono le barriere della comunicazione? Esistono in psicologia quelle che vengono definite le barriere della comunicazione, cioè i metodi tradizionali d'aiuto. Che sono utilissime, che sono applicabilissime, ma nel momento in cui il bambino presenta un problema forse sarebbe meglio evitare. Mi riferisco a tutte quelle urgenze che molte volte la mamma sente di dover applicare, di dover interagire col bambino, ma che invece di aiutarlo vanno a inibire la sua comunicazione. Quante volte è successo che nel momento in cui vediamo il nostro bambino avere un problema, essere angosciato, essere triste, cerchiamo di consolarlo, di rassicurarlo con frasi del tipo non ti preoccupare, dai, vedrai che domani andrà meglio, su, sorridi. Molto spesso questo tipo di messaggio inibisce la comunicazione da parte del nostro bambino perché lo fa sentire incompreso, molte volte può suscitare ostilità del tipo per te è facile pensarla così, tu sei grande e queste cose le hai già passate. E comunque il messaggio che mandiamo al nostro figlio in questo caso è non è giusto che tu stia male, non è giusto che tu abbia un problema e questo significa che per lui potrebbe essere avere sempre più dei problemi, avere sempre più delle difficoltà nell'affrontare la frustrazione della vita quotidiana. Quindi, se ho capito bene, dici che il più delle volte crediamo di ascoltare, mentre in realtà ci facciamo un'idea tutta nostra di quel che ci dice il nostro bambino e che anche consolandolo o cercando una soluzione immediata ai suoi problemi, in realtà non lo aiutiamo come vorremmo, perché anche queste sono barriere alla comunicazione. Cosa potremmo fare allora? Mi piacerebbe saperne di più sull'ascolto empatico o attivo. Sarebbe utile per capire meglio noi stesse e aiutare i nostri bambini.